Venezia in sé trovo che sia un caso di studio estremamente interessante per spiegare come l'iniquità in cui viviamo costantemente si radichi nello spazio e nel territorio. Fine agosto 2024, Venezia, piazzale della stazione Santa Lucia. Alle mie spalle, fino a qualche tempo fa, c'erano il gabbiotto e i totem che erano stati installati per il ticket d'accesso, la sperimentazione del pagamento di 5 euro al giorno per le persone che visitavano Venezia solo per una giornata è terminata. I dati al momento non sono pubblici, la giunta comunale ha parlato di un successo e di un calo medio dei visitatori giornalieri, ma è tutto da dimostrare, anche perché, come ha dichiarato lo stesso Brugnaro, c'era poco da festeggiare, visto che nel frattempo la giunta comunale è stata travolta da uno scandalo in seguito a un'inchiesta che è stata soprannominata Operazione Palude. Ci vorrà del tempo per stabilire le verità giudiziarie e per stabilire che cosa sia successo veramente in questa rete di corruttele e favoritismi che è stata evidenziata alla procura. Quello che sappiamo però è che si è aperta una finestra molto chiara su uno dei problemi più grandi della città, strettamente legato al ticket d'accesso e alla smart control room, ovvero il modello e l'idea che abbiamo di sviluppo delle città, un modello che vede da una parte chi pensa che al centro ci debba essere il bene pubblico, dall'altra chi pensa che il profitto privato venga prima di tutto. Io trovo che è un'idea geniale del sindaco, perché, come ovvio, non serve a niente dal punto di vista del controllo del turismo, ma che è l'ultimo dei suoi obiettivi. Quindi, se noi ci domandiamo, visto che non è un cretino il sindaco, né lui né quelli che lo circondano, se sapevano che non sarebbe servito a questo, qual era il loro obiettivo? Il loro obiettivo credo che sia perfettamente raggiunto. Primo, obbligare milioni di persone a Venezia e nel mondo a parlare del ticket, cosa che mi sembra che sia perfettamente riuscita. Secondo, inculcare negli abitanti che non hanno nessun diritto a vivere in città, perché il diritto a vivere in città si compra. Noi come osservatorio civico riusciamo a dire, a commentare questa cosa facendo riferimento alla mancanza di regolamentazione delle locazioni turistiche, quindi all'aumento dei posti letto in uso turistico. C'è il progetto in fase di realizzazione di 750 nuovi posti letto nell'isola di Tronchetto a Venezia, che non aveva mai avuto un utilizzo del tipo alberghiero, quindi ricettivo, quindi per la prima volta arriviamo anche nell'isola nuova di Tronchetto ed evidentemente quindi accresciamo la famosa capacità di carico della città aumentando l'offerta ricettiva. Siamo all'interno di un sistema politico che pompa più turismo a Venezia con i grandi eventi, con i finanziamenti di marketing, con il potenziamento degli accessi, dei vettori di trasporto e che però allo stesso tempo fa questa manovra di facciata. L'idea che tu, cittadino, debba mostrare a uno sgherro del comune il tuo documento per documentare il tuo diritto a circolare senza pagare è al di là di quello che io ritengo tollerabile. In un sistema feudale chiede a me, viandante, di dimostrare che ho diritto a vivere in città o di essere proprietario, perché l'alternativa a non essere residente è essere proprietario, per cui nel mio palazzo, dove eravamo 12 famiglie veneziane, adesso siamo rimasti solo 2 ottantenni e 10 miliardari inglesi, anche loro non pagano perché possiedono. E appunto tutti parlano di questo senza parlare poi del vero problema di Venezia.
Il cartello che c'è alle mie spalle con quel 49.999 non è uno strano numero civico di Venezia, ma è un cartello che è stato fotografato il 12 di agosto del 2022 per la prima volta e pubblicato su alcune testate giornalistiche italiane, perché indicava il giorno in cui per la prima volta ufficialmente Venezia era scesa sotto la soglia dei 50.000 abitanti nel cosiddetto centro storico, che in realtà abbiamo imparato sarebbe meglio chiamare nella città d'acqua. Come spesso accade, i giornali si interessano alle vicende quando c'è un fatto eclatante, quindi questo fatto eclatante era la discesa sotto a questa soglia psicologica dei 50.000 abitanti. In realtà il fenomeno era in corso da tempo. 20 anni prima, nel 2022, la città d'acqua di Venezia aveva 64.000 residenti, nel 2012 erano già 58.200, quindi quasi 8.000 in meno, e quindi c'è un processo, no, che in 20 anni ha portato a perdere 14.000 residenti. Ma quello che dovremmo chiederci in realtà è qual è il processo storico che ha portato a questo percorso. Dovremmo chiederci chi non abita più nella città d'acqua, se queste persone hanno scelto di andarsene o se in qualche modo sono state allontanate, e in questo caso perché. Sono delle questioni molto più importanti del singolo momento puntuale in cui una determinata cosa è accaduta e ha fatto notizia quel giorno. In realtà mai la città è stata piena di gente come adesso. Se voi camminate scoprite che è una delle città più sovraffollate del mondo, quindi non è una città non abitata, è una città che ha cacciato una parte dei suoi abitanti per sostituirli con altri consumatori. C'è stato un vero e proprio piano, una vera e propria progettualità di trasformazione della città che è durato per più di un secolo e le cui conseguenze noi viviamo oggi, e che non è stato un fenomeno naturale, ma è stata una sequenza di scelte politiche ben chiare, ben pianificate e strutturate. Ecco, qui mi sembra che arriviamo ad un punto fondamentale, no? Le tre cose a questo punto che mi vengono in mente sono: chi erano queste persone? Dove abitavano queste persone che sono state cacciate e chi le ha cacciate e perché? Beh, la risposta è unica: il denaro. Perché ognuno di noi è insediato su un metro quadrato di terra che vale una certa cifra. Il valore di questo metro di terra cambia a seconda di chi lo occupa. Quindi chi decide gli spostamenti di popolazione sa, e nella sua mente perversa pianifica, che cambiando il tipo di occupante di un territorio cambia il valore di quel terreno. È il nocciolo del problema, perché non a caso il valore delle case che sono state sgombrate dai poveri di Venezia, una volta trasformate in bed and breakfast o in alloggi brevi o anche in case per altre famiglie, è schizzato. E le famiglie che sono state cacciate mai avrebbero potuto permettersi di stare in città. E lo stesso vale adesso con le fiabe sul ripopolamento. Facciamo nuove case, ma nuove case per chi? Per chi potrà permettersi di pagarle? Cioè per turisti ricchi, per pensionati ricchi, per ricchi. Ecco, perché il diritto a stare in un luogo dipende dalla nostra propensione e capacità di spesa. C'è stata una volontà politica chiara di in qualche modo fare quella che veniva definita un'epurazione sociale, cioè di selezionare quali tipi di abitanti erano adatti ad abitare la città d'acqua. In una prima fase, tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, Venezia era tutta compresa nella sua insularità, e quindi per fare questa selezione di abitanti tra i più desiderabili e i meno desiderabili si è cercato di creare un movimento degli abitanti più poveri, meno gradevoli alla vista e meno tranquilli per la convivenza, verso i margini dell'isola. Il grande salto è stato quando Venezia ha costruito una propria appendice in terraferma, quindi nel 1917, quando è stato approvato in un modo tra l'altro molto veloce, in pieno clima di guerra, il progetto di Porto Marghera, e Venezia ha avuto la possibilità inedita di sdoppiarsi. E questo naturalmente ha offerto alla classe politica una grande possibilità, che era quella di poter creare una nuova città, una città più ampia, dove collocare, dove far spostare parte degli abitanti che sovraffollavano la città d'acqua.
passaggio tra una città d'acqua e una città di terraferma è un salto, non è uno scivolamento, cioè si cambia forma di vita. Una volta che c'è stata questa città di terraferma che si è ampliata sempre più ceti sono fuoriusciti e hanno trovato un'abitazione lì. Qual è stato il motivo? Si parla molto del lavoro, si dice che le persone cercavano lavoro in terraferma, ma questo non è confermato da nessun dato. Anzi, già negli anni 60 c'era un forte pendolarismo di lavoratori in entrata che ogni giorno venivano a Venezia per lavorare. Quindi non è il lavoro che manca. Quello che manca è sempre stata la casa. O meglio, la casa a un prezzo accessibile e di una qualità dignitosa. Questa era una possibilità che a Venezia nel secondo dopoguerra non era più disponibile per gran parte dei ceti medi e popolari, quindi non solo i più poveri ma anche il ceto medio, e che invece è stata predisposta per questi ceti in terraferma in modo che la loro fuoriuscita fosse più facile, più fluida. La domanda è: come si fa però a convincere questi poveri a togliersi di mezzo? Ci hanno messo del tempo a farcela, perché Venezia è stata annessa al Regno d'Italia nel 1866. I primi anni sono stati anni di crisi economica, dopodiché c'è stato uno sviluppo di attività industriali, sono state create delle nuove fabbriche e la popolazione ha cominciato ad aumentare. Aumentava di anno in anno, ma di persone che non potevano permettersi alloggi confortevoli, nonostante i vani ci fossero, perché a Venezia non mancano le case. Se noi confrontiamo il numero di vani, il numero di case, col numero di persone e il numero di famiglie, scopriamo che non c'è nessun divario quantitativo. Quindi il problema era che le persone che arrivavano o chi nasceva in sovrannumero non poteva permettersi case confortevoli. Però non voleva andarsi dalla città e le cronache dell'epoca sono piene di lamenti dei giornalisti padronali che dicono ma perché non vogliono andarsi, ma come facciamo a farli andare via? Cioè una domanda che si ponevano anche loro e si chiedevano come mai non accettassero neanche di andare sui bordi lagunari, perché allora non c'erano comunicazioni semplici come adesso. Chi abitava sul bordo lagunare poi doveva sempre arrivare a una fermata del vaporetto su Canal Grande. Finché il progetto della terraferma, che è nato per mille ragioni, ma sostanzialmente quella di fare quattrini a spese di denaro pubblico, e hanno cominciato a pianificare l'esodo in terraferma e anche allora hanno trovato difficoltà perché la gente non voleva andarcene. Ci sono stati anche degli spostamenti forzati legati durante il fascismo alla cacciata di oppositori del regime, cioè non veniva cacciato chiunque, veniva cacciato chi stava in alcune liste dove era meglio non stare. Il ruolo della Chiesa nel selezionare chi doveva andare via non è mai stato chiarito, però è chiaro che c'è stato un esodo selettivo, andavano via solo gruppi di determinati cittadini. La casa però fino a un certo punto secondo me non è stata sufficiente, tanto è vero che quando l'esodo, quello vero, è cominciato, cioè dopo il 1950, che è il primo anno in cui gli abitanti hanno cominciato a scendere e da allora non hanno mai smesso, oltre alla chiusura delle fabbriche ha cominciato ad esserci la chiusura anche di uffici pubblici, perché da allora Comune e Stato hanno venduto tutti i palazzi che servivano a uffici, sedi di attività istituzionali e così via. Quindi hanno fatto piazza, proprio tolto l'acqua in cui i pesci nuotavano, come si diceva nei manuali di guerriglia. Nel fenomeno complessivo il piano di sgombero e di adeguamento del turismo di qualità, gli abitanti di qualità, o come diceva un nostro assessore, la ricerca del cittadino alto medio spendente, finalmente ha funzionato. I servizi sono collegati alla popolazione e quindi il problema della casa rimane centrale dal nostro punto di vista, perché senza una casa le persone fanno fatica a rimanere e quindi se ne vanno. In questo modo anche il tessuto sociale ma anche economico dell'economia, diciamo così, di vicinato viene a perdersi, non ci sono i bambini che riescono a iscriversi a scuola, per cui c'è uno sgretolamento continuo del tessuto sociale della città, per cui la casa al centro e ovviamente una politica di servizi. Thank you.
giro di 10 anni, siamo 2012-2022, c'è stato un aumento esponenziale delle locazioni turistiche brevi, una proposta a breve termine e che di fatto sottrae, diciamo, gli appartamenti nell'offerta di mercato privata dal settore residenziale a quello turistico. Parliamo di circa 2.000 appartamenti, poco meno di 2.000 appartamenti nel 2012 e quasi 8.000 nel 2022, per cui con un aumento crescente della proposta turistica degli appartamenti e una diminuzione della stessa offerta per chi abita la città, con conseguente che hanno a che fare con l'abitare stesso, con la convivenza tra turismo e residenza, con anche le modifiche, le trasformazioni del tessuto sociale, economico stesso della città. Airbnb ha avuto l'effetto di portare il turismo in molte zone della città che prima erano considerate di difficile accesso per il turista perché più marginali o meno collegate ai percorsi pedonali principali. Ha messo sul mercato gran parte del patrimonio abitativo veneziano e l'ha fatto con una forza dirompente, che è quella della differenza di reddito che garantisce, cioè affittare a Venezia un appartamento garantisce, secondo degli studi che erano stati fatti dal Financial Times in passato, un ritorno dell'investimento di quasi 10 volte, cioè tu investi uno e ti entra 10. Stiamo parlando di tassi di ritorno che non hanno eguali in nessun'altra forma economica, quindi oggi è l'investimento più sensato che puoi fare. E questo ha creato una propagazione per tutte le classi sociali e per tutta la cittadinanza veneziana di una dipendenza da rendite su proprietà immobiliari. Chiaro, anche prima si poteva vendere la casa a persone con più alto reddito e ricavare delle entrate, però Airbnb rende tutto questo molto più facile e molto più comune. Quindi di fatto c'è stata un'accelerazione notevole dei processi di degenerazione dell'abitare in città. Moltissimi edifici in questi anni si sono trasformati di fatto in quelli che noi chiamiamo quasi hotel, no? Ci sono delle situazioni abbastanza emblematiche che abbiamo cercato di mappare, come Osservatorio Civico, Banca Italia che trasforma l'edificio che una volta era destinato a inquilini, quindi ad abitanti di medio-lungo periodo, e che in fase di riqualificazione e ristrutturazione, siamo qualche anno fa, nel 2019, annuncia non ci sarà nessun cambio di destinazione d'uso di questi appartamenti, di questi 12 appartamenti, siamo in una zona tra Rialto e San Marco, di fatto il cambio di destinazione d'uso non è stato fatto, ma non serve perché tutti gli appartamenti sono immessi nel mercato di locazione turistica, quindi un intero edificio diventa un hotel nei fatti e nei contenuti, ma non nella forma, perché si tratta di appartamenti ad uso residenziale ma immessi nel mercato turistico. Stessa cosa per l'assicurazione generale, che fa la stessa operazione in un altro palazzo in Campo San Maurizio, che trasforma tutti gli appartamenti di questo edificio in locazioni turistiche, trasformando di fatto l'edificio in hotel, ma ripeto, nella forma e non lo è, ma lo è nella sostanza e poi negli effetti che ha anche sul tessuto sociale e abitativo, anche in questa convivenza continua che abbiamo tra residenti e turisti. Nel comune di Venezia, quindi non solo nella città d'acqua, in tutto il comune di Venezia abbiamo circa 10.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica e un tasso, diciamo, di appartamenti sfitti che si aggira intorno al 20%, per cui ogni volta che noi vediamo una porta, un portone chiuso di un alloggio popolare, dobbiamo pensare che si tratta di un diritto disatteso, di una domanda a cui non siamo in grado di dare risposte. Chiaramente, perché? Perché le aziende che si occupano della manutenzione di questi edifici non sono in grado di fare economicamente fronte al restauro. Si è sopperito a questo utilizzando fondi europei, il PON Metro, raccimolando qualcosa dagli avanzi della legge speciale. Il comune mette molto poco a livello economico sull'edilizia popolare e lo Stato
non si occupa più di politiche per la casa da decenni in questo paese. Tra gli strumenti che sono stati utilizzati negli anni sicuramente ci sono i finanziamenti della legge speciale, una specificità ovviamente della città di Venezia, che permettevano e consentivano la riqualificazione, quindi la manutenzione degli appartamenti, con il vincolo che questi appartamenti venissero o abitati dal proprietario o affittati a residenti, sicuramente non venduti appunto nell'arco di 15 anni. Questo sicuramente ha consentito di poter riqualificare, quindi avere una buona manutenzione degli appartamenti e poterli far rimanere all'interno del mercato abitativo residenziale. Il problema in questo momento è il rifinanziamento della legge speciale, che consente poi di intervenire su vari settori della città e anche su quello dell'abitare. E se però la guardiamo storicamente, negli ultimi 100 anni, la domanda è: che ruolo ha avuto la politica di alloggi pubblici nel creare il problema? Che è un altro punto di vista, secondo me, è interessante. Perché nella prima metà del secolo sono stati costruiti alloggi per i poveri o per le classi a basso reddito in quelle località disagiate per favorirne la dislocazione. E in realtà il comune di Venezia, fra le case costruite e quelle ereditate, quindi in qualche modo di proprietà pubblica, fino agli anni 70 era uno dei comuni italiani con il più elevato patrimonio di edilizia pubblica popolare. Cioè, nessun comune in Italia aveva tante case in proporzione al numero di abitanti di proprietà pubblica. Da allora si è scelto di smantellare questo patrimonio, in parte vendendolo, in parte anche demolendolo, perché i piani degli anni 80, non a caso intitolati Ridisegnare Venezia, prevedono la distruzione di interi quartieri di case popolari, tipo la Giudecca, Campo di Marte, è un caso classico, perché col pretesto che erano degradati, che non erano più adatti alla vita moderna e una serie di varie altre storielle. Nel frattempo quegli abitanti sono stati cacciati e al posto di quelle case sono stati costruiti dei quartieri social housing o quello che sono, ma in realtà non più destinati a quelle persone, che hanno contribuito alla, che loro chiamano gentrification, ma insomma a quella selezione degli abitanti di cui parlavamo prima. Negli stessi anni sono stati costruiti addirittura due quartieri appositi di case per sfrattati, che è una delle cose, se ci pensate, più folli, no? Perché la pubblica amministrazione, invece di darsi da fare per impedire o limitare gli sfratti, dice: ok, sfrattateli pure, ma noi su aree libere della città, magari prima zonizzate a parco pubblico, a servizio pubblico, costruiamo delle case per gli sfrattati, che significa che costruiamo le case per i padroni che sfrattano gli abitanti, perché chi è l'utente finale di questa nobile operazione? Quindi è stato raggiunto lo scopo di mettere sul mercato delle case in centro storico per persone che potevano permettersele, di occupare aree che avrebbero potuto servire, anzi che erano destinate esplicitamente dai vecchi piani per servizi pubblici, e adesso, se ci andiamo a vederli dopo 30 anni, scopriamo che perfino quelle sono state trasformate in alloggi turistici. Quindi io direi che bisogna proprio vietare la costruzione di ogni nuova casa in città, anzi demoliamole pure, perché l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono vani in più. C'è un po' il libro di Paola, parla soprattutto degli interventi qui, qua, e le case della Marina Ressa sono quelle, se passi in battello, che hanno un grande arco, sì, davanti, e quella zona lì andando verso l'arsenale. Quello è
Nelle Saffa, a Canareggio, in Strada Nuova, dove l'ex fabbrica di fiammiferi è stata demolita, conservata solo una ciminiera a memoria del lavoro, perché sai che il lavoro va sempre commemorato. E lì hanno fatto questo ameno quartierino, dove adesso il prefetto manderà un presidio stabile perché è un covo di spacciatori, ma anche quello completamente inabitabile, con delle casette che si sono reinventate, un piccolo sporcio di orticello con una scala, insomma, inabitabili anche quelle, però quelle hanno il grande vantaggio di essere a 3 minuti dalla stazione, quindi si affittano come burro. Quando è passata questa idea che in alcune città nel centro storico e a Venezia appunto nella città d'acqua, abitare in queste città non sia un diritto di tutte e di tutti, ma sia un privilegio di pochi, no? Che pochi possono permettersi, e a volte in alcuni dibattiti anche nei media, nei confronti, nei dibattiti nelle assemblee cittadine viene fuori questa cosa, no? Come se non fosse per tutti poter abitare una città in cui si lavora, in cui si sceglie di voler vivere, e che questo diventi veramente appannaggio di chi solo se lo può permettere, come se la città vivesse solo se appunto potesse essere abitata solo da certe categorie, certe fasce di società. È veramente introiettata l'idea che abitare a Venezia, ma anche in altri, insomma, cosiddetti centri storici italiani, è un privilegio. Cioè, gli stessi veneziani sentono di avere un privilegio a essere rimasti, a poter continuare a vivere in questa città. Non esiste l'idea che abitare in una città come Venezia possa essere un diritto. In qualche modo abbiamo talmente incorporato questa visione classista di quale spazio compete a quale classe sociale, che oggi smontare questa, un po' questa visione, anche spiegando, come proviamo a fare io e Paola, quali sono le origini del fenomeno, cosa è successo, come si è arrivati a questo privilegio, può aiutare, può stimolare almeno un po' la consapevolezza delle persone. In generale, quando parliamo di Venezia, della popolazione residente, dello spopolamento, del cosiddetto overtourism, delle possibili soluzioni allo spopolamento come le case popolari o il social housing, dovremmo prima di tutto chiederci qual è veramente il problema di cui ci vogliamo occupare, che vogliamo affrontare, e poi a quel punto valutare se esistono delle soluzioni e soprattutto chiederci queste soluzioni per chi sono e con quale obiettivo. Ci sono delle misure, secondo me, che sarebbero applicabili anche domani, che sicuramente vertono sulla regolamentazione dell'industria turistica, in particolar modo delle affittanze turistiche. Il Comune di Venezia aveva la possibilità di intervenire con un emendamento, il cosiddetto emendamento Pellicani, che è stato approvato un paio di anni fa, non ha mai, ed era un intervento minimo, un inizio di una regolamentazione, però il Comune non ha mai neanche provato a lavorare su questo, quindi non c'è una volontà attualmente politica di tutelare l'abitare. Però Venezia avrebbe anche già degli strumenti per cominciare questo percorso: regolamentare le locazioni turistiche, rendere l'affitto a residenti più conveniente o almeno equivalente a livello di reddito sul mercato, fare delle politiche di concessione a prezzi calmierati degli spazi per chi vuole aprire attività economiche diverse che non siano legate all'industria turistica. Io credo che il problema grande di Venezia oggi sia proprio lo spazio, cioè se un giovane vuole aprire un'attività, attività creative o attività artigianali, attività di ogni tipo che possa immaginare, ha bisogno di una sede, ha bisogno di servizi, e tutto questo non è disponibile, non è accessibile oggi perché i prezzi sono non concorrenziali, nessuno spazio può essere affittato da un'attività che non abbia un ritorno pari a quello garantito dal turismo. Ci sono dei progetti che in qualche modo parzialmente hanno funzionato, da lì la necessità di
leggere il progetto, capire cosa è successo e capire quali sono le criticità per poterlo poi replicare in modo più adeguato. Un esempio è la situazione alla Giudecca, quindi un progetto abitativo per residenti, che è la zona dell'ex campo Jungans, in cui si sono create degli appartamenti per favorire la residenzialità e che poi nel giro, ai noi, di pochi anni sono stati per la maggior parte trasformati poi in attività ricettive. Il progetto di per sé non è sbagliato, andrebbe probabilmente solo analizzato, monitorato e corretto. Un altro progetto di edilizia convenzionata è per esempio quello delle Scoletti, lì si parlava di, c'erano 71, se non sbaglio, appartamenti in affitto calmierato per famiglie, quindi per giovani, in particolare residenti. Al bando del comune hanno partecipato una cosa come 700 nuclei familiari, quindi già questo ci dà la portata del problema abitativo a Venezia. Negli anni sono emerse alcune criticità su dei costi, sulla la metratura degli appartamenti, eccetera, però non si può dire che il progetto fosse di per sé errato. Il progetto è un buon progetto che probabilmente andrebbe monitorato e analizzato, replicato con i correttivi di un'analisi puntuale delle questioni che sono emerse. Ecco, forse questa cosa di andare a leggere esattamente quello che si fa e poi andare a capire se si è fatto bene, se si è dato risposta a quella domanda, se sono venute fuori altre domande, se sono venute fuori altre esigenze, dove si è sbagliato e correggere, probabilmente potrebbe essere uno strumento utile per avere delle progettualità concrete e anche di risposta facile, perché appunto i progetti sono stati già realizzati. Penso che oltre all'aspetto di limitare, di bloccare i flussi, di controllarli, di regolamentare gli accessi, di regolamentare i vettori che portano, che pompano turismo nelle vene della città, ci sia anche l'aspetto costruttivo su cui lavorare, cioè lavorare a diversificare l'economia cittadina. Cioè, oltre a ridurre lo spazio del turismo, anche ampliare lo spazio dell'abitare, anche ampliare, mantenere un livello base di servizi. Noi stiamo perdendo la sanità, stiamo perdendo gli uffici pubblici, nelle isole si tagliano i servizi, questo succede in tutta Italia, è un problema comune, però chiaramente tutte queste riduzioni rendono più difficile la vivibilità poi nella città delle persone, quindi incentivano anche l'esodo della popolazione. Se noi non riusciamo a spiegare ai bambini il nesso fra la terra, l'essere umano e il denaro, tutto il resto sono mistificazioni. La lotta per la terra non conosce limiti. Perfino il proprietario, che pensava di essere sicuro della sua proprietà, adesso comincia ad avere dei dubbi, perché basta che si faccia un piano di rigenerazione urbana dove il progetto di uno stadio diventa di pubblica utilità, per cui casa tua va demolita. Siamo tutti ospiti indesiderati sul nostro maestro quadro, e quindi la prima cosa è proprio un'educazione di massa, e poi se le persone invece ritengono che sia giusto, vabbè, finiremo per spararci da un balcone all'altro per rubarci il metro quadro. Io non vedo altre soluzioni, ma... Alla fine la sensazione è che quando parliamo di Venezia il problema non sia tanto l'overtourism o lo spopolamento o trovare delle case per chi ne ha bisogno, quanto piuttosto una questione più generale, che è quello scontro tra il profitto privato e il bene pubblico, di cui parla anche la Procura nell'operazione Palude.